Ciao, qui Matteo Bellini di Chef del Benessere. Ti do il benvenuto anche oggi nella mia videopillola mattutina, nella quale per la rubrica Speziamo ti voglio parlare degli oli essenziali. Gli oli essenziali sono sostanze aromatiche delle piante, contenute soprattutto in fiori e foglie, che vengono distillati in corrente di vapore. Sono gli oli essenziali a dare l'odore ai chiodi di garofano, ai carvi o all'aglio. Hanno proprietà disinfettanti, antisettiche, metabolizzanti e digestive. Il loro aroma ha anche influsso sulla psiche, motivo per cui vengono impiegati nella cosiddetta aromaterapia, un metodo alternativo della moderna psicoterapia. Nelle piante aromatiche gli oli essenziali non si presentano mai in modo isolato, bensì come miscugli di sostanze composte da terpene, fenoli, acidi, aldeidi, composti solforati, ad esempio oli di senape, e sostanze azotate. Alcuni di questi gruppi, definiti anche come sostanze vegetali secondarie, hanno prodotto vari effetti curativi. Qui la ricerca è ancora ben lungi dall'esaurirsi. Durante l'essiccamento delle piante e delle spezie, gli oli essenziali si dissolvono gradualmente mediante evaporazione. Questo processo si accelera di molto se le spezie vengono macinate o polverizzate e poi conservate nel modo sbagliato in negozi o in cucina, ad esempio non chiuse ermeticamente oppure esposte alla luce. Le spezie aromatiche vanno quindi acquistate in piccole quantità o in granelli interi per essere poi macinate fresche o pestate col mortaio di volta in volta quando se ne necessita l'utilizzo. Molto bene, anche per oggi io ti ho detto tutto. Come sempre ti ringrazio di avermi seguito, ti mando un grosso abbraccio, ti auguro buona cucina e ti do appuntamento a domani con la prossima videopillola, sempre alle 8 e sempre con me. Ciao!